No, 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 no,
40, raga! 40 in headshot, raga, io ho fatto! 40 in headshot! Cioè, raga, 40 in headshot io ho fatto! Cioè, boh! Bella a tutti ragazzi, vi ricordo che se mi volete supportare acquistando skin e V-Buck all'interno dello shop potete farlo inserendo il codice creatore Tukens. Quando andrete ad acquistare qualche skin o qualche V-Buck all'interno dello shop, mi raccomando fatemelo sapere, io riposterò i vostri acquisti nei vari video guida che porto sul canale. Mi raccomando ragazzi, non dimenticatevi di farlo. Come sempre vi invito a lasciare un bel pollice in su, un commento e a condividere il video con i vostri amici. Quindi ragazzi, buona visione! Just me and my guitar. Quindi ragazzi, eccoci sull'autobus di Fortnite. Allora, partiamo dal lago Languido, corso commercio, però io direi di buttarci a Pantano. Anche perché vedete, siamo arrivati al livello 99, per arrivare al 100 penso che una vittoria basti. E ovviamente ragazzi, buttarsi a Pantano, sapete bene, si esce full di scudi, si esce full con i pesciolini, quindi direi che come loot iniziale Pantano sia il luogo migliore. Ovviamente speriamo sempre di trovare quelle 2-3 persone, almeno siamo con quelle 2-3 kill all'inizio. Ok ragazzi, quindi come non detto, almeno non sento di fianco a me né ombrelli né deltaplani, quindi non dovrebbe esserci nessuno, a meno che non ci sia dopo qualche ritardatario ad atterrare, però direi di armarci subito. Allora qua vediamo il cecchino, ovviamente ragazzi non potevo non trovare il cecchino nella prima cassa. Qua apriamo questa cassetta di munizioni, ci dà un po' di punti esperienza. Allora il vampa ce lo prendiamo e direi che rispetto al cecchino, ragazzi, è decisamente migliore come arma iniziale. Ok, con la mitraglietta. Anche perché, come detto, se dovesse esserci, insomma, qualche avversario che non abbiamo sentito almeno con un pompa, o adesso con una mitraglietta, riusciamo più o meno a contrastarlo. Allora, ragazzi, io direi di fare così. Ci fuggiamo sbattendo questi barili. Andiamo alla caccia di un pompa. Andiamo alla caccia di una canna da pesca, perché vorrei pescare qualche pesciolino e poi andiamo a challenge. Basta, andiamo a challengeare, vediamo chi esce. Allora, il pompa, quindi come detto ragazzi, lo abbiamo trovato. Ci sta gente? Era un bot, raga. Era un bot, raga. Gli ho fatto 3 headshot. Madonna, 3 headshot. Ok, ragazzi, ci sta qualcun altro. Non so se lo avete sentito. È dentro l'edificio. Cioè, ragazzi, siamo passati da zero. Da nessuno a 2. Quanto pare adesso sono 2. Allora, vedete, sta qua dentro. Non là fuori. Raga, non capisco. Ragazzi, non capisco se è un bot. Ok, oppure no, ragazzi. So, ragazzi, se non è un bot, scendo qua e mi tanca un headshot e mi uccide. No, ma è un bot, raga. Sì, raga, era un bot, cioè nel senso che ho sminchiato. Col pompo ho sminchiato, però. Vabbè. Allora, ragazzi, quindi abbiamo trovato la canna da pesca, la prendiamo e andiamo a pescare. Ovviamente ragazzi, io preferisco, ma penso come tutti voi, qua vabbè,
lo lasciamo il tattico blu. Preferisco quindi, come stavo dicendo, portarmi dietro 4 flopper piuttosto che 3 medikit, o anche ragazzi 3 preliba pesce, anche perché cioè, ti recuperano scudo e salute in un secondo. Ok, preliba pesce. Preliba pesce, buono ragazzi. Adesso mi servono solo i flopper. Andiamo in safe così, ragazzi. Volevo portarmi 4 flopper, invece che 2, che 2 che state vedendo. È solamente, ragazzi, che le pozze d'acqua stanno a chilometri, cioè la safe, vabbè che è vicina, però era partita. Diciamo che mi accontento, dai, anche con 2 flopper. Nel frattempo, ragazzi, mi sono accorto, cioè siamo rimasti, ecco, adesso in 17, è morto Cimoto 198. Cioè, stanno morendo tutti, ragazzi. Che partita è questa? Cioè, siamo rimasti in 14 alla seconda safe. Vabbè. Allora, qua, ragazzi, ci stanno delle scale, ma non penso siano state fatte adesso, anche perché non le ho viste ultimare. Nel frattempo, vedete, siamo rimasti in 11, siamo rimasti in 10 adesso, ragazzi. Qua cerchiamo sempre un pochino di mazzo, ragazzi, intanto quando stanno sparando qua a destra, ragazzi, non so se avete sentito, eh. Sentite, è andato sta gazzetta. Se poi ragazzi, adesso pure che c'è io ci metto un anno e mezzo. Muoviti! Stanno sempre a scannare, ok, e finito il fight. No. Non è tanto forte questo, raga. Cioè, almeno... Ho poca vita. Mi ho cecchinato. Allora, questo, raga, ho poca vita. Non è tanto forte a costruire, eh? Io penso che abbia poca vita. Ovviamente appena finito il fight, Dio quello che cecchina. Allora qua, raga, facciamo così, se non mi dà una bombata su questa. Adesso sicuramente arriverà quello che stava scassando i coglioni con il coso, eh? Con il cecchino. Allora, come materiale, ragazzi, ne abbiamo recuperati tutti. 500, vabbè, 600 di legno, 700, 900. Non abbiamo perso nemmeno vita, quindi. Questa l'avete visto, sta là a sinistra sulla montagnetta. Penso che era quello, penso che era. Qua sopra. Tanta, ma come lo becco questo? La testa. Ok, l'ho ripresa. Ok, c'ho lag. Ragazzi, sai che qualcuno mi sta sparando là. Sta là. Pompa. Raga, ma sciolto? Dai, comunque, raga, gli headshot entrano agli altri in una maniera assurda. Dai, ma com'è possibile? Cioè, due colpi, raga, un headshot. O due headshot, non lo so, 56 di vita mi ha lasciato. Vabbè, la lanciarazzi, vabbè. Ok, tolto lo shield. È morto, dai. Oh! Dai! Dai! Dai, raga! Vabbè. Raga, mi sa che sono morto.
sarà colpo, mi metto un colpo. Quello da sopra avete visto, guys, che si attendava. Lancia razzi, ovviamente, vai, sempre. Vai, vai, sì, sì, perché c'hai due lancia razzi, cioè. Sì, dai, sparami, sento così. Altro shield, ovviamente. Volevi. Vediamo, Ah, se mi spara la lancia razzi, adesso un po'. Ok, è sceso. Ok, è sceso di qua. Allora, c'è un tizio qua sopra, raga, C'è il tizio che è terzo. Ok, ok, uno contro uno, raga. Eccolo. Vai, entra. No, 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 no. Vai, raga. Ok, 40, raga, 40 in headshot, raga, io ho fatto 40 in headshot, raga, 40 in headshot io ho fatto, cioè, va.